Ben ritrovati amici di Teleprima e di Prima Serie A e soprattutto buon venerdì. Eccoci qui prontissimi come sempre per parlare di tutto ciò che è successo in Serie A e non solo nel calcio italiano, possiamo dire, in questa settimana di fuoco, ma anche per parlare del Napoli che ha vinto contro la Sampdoria, di una lotta Champions, di una lotta Europa che è sempre più aperta, ma c'è il big match contro l'Inter al Maradona ormai alle porte. Prima di tutto però sigla. Sono veramente tantissimi i temi da affrontare in questa nuova puntata di Prima Serie A e lo facciamo con i nostri ospiti questa sera, come sempre, Giovanni Gaudiano. Buonasera. Buonasera Alessia, buonasera a tutti. Settimana abbastanza tranquilla, Beh, Giovanni, insomma, diciamo. sembra. Sembra, sì, perché poi è successo di tutto, però almeno come risultati Ah, ci come risultati, siamo, sì. Diciamo esatto. che domenica scorsa, settimana scorsa, hanno vinto più o meno tutti quelli che aspirano a un posto in Champions, quindi. Ma la settimana è bollente dal punto di vista di quello che sta accadendo in Lega, in Federazione, perché lì si gioca una partita importante per il futuro del calcio. Eh sì, ne parleremo tra pochissimo. Presento però il nostro ospite di questa sera, il bravissimo collega Saverio Quatrano. Buonasera. Ciao Alessia, buonasera a tutti i telespettatori, piacere essere qui. Grazie mille a te per aver accettato il nostro invito. Saverio, inizio subito da te. Una settimana positiva per il Napoli che vince contro la Sampdoria. Vincono praticamente tutte le prime Esatto. 8 della classifica di Serie A, quindi è cambiato poco, possiamo dire, per quanto riguarda la zona Champions. Ancora tutto particolarmente aperto. Momento positivo anche per il Napoli che si appresta però a giocare questo big match domenica al Maradona contro l'Inter. Assolutamente sì, Alessia, hai detto bene tu, il momento è positivo dalla vittoria col Bologna di un mese fa, ma diciamo dalla vittoria col Milan, no? Che è lì, che da lì in poi il Napoli ha dato un'impronta diversa a questo girone di ritorno, perché sicuramente il febbraio horribilis che ha avuto il Napoli aveva lasciato tanti punti per strada, per la strada che porta alla Champions League, aveva lasciato purtroppo anche la qualificazione in Europa League, e facciamo i complimenti alla Roma invece che ieri è approdata alla semifinale col Manchester United. Dicevamo del Napoli, di questa lotta Champions che si fa sempre più interessante, fortunatamente il Napoli c'è, purtroppo ha steccato solamente il primo tempo di Torino, possiamo dire che, ecco, quel pareggio, se Napoli avesse comunque conquistato un pareggio a Torino, sarebbe stato un risultato non positivo di più per la corsa Champions, ma è ancora tutto possibile, perché domenica c'è uno snodo importante, Napoli-Inter al Maradona, e poi c'è la gara tra Atalanta e Juventus, e quindi chiaramente una delle due perderà punti e il Napoli ne dovrà approfittare. Inter e Lazio, due gare in 4 giorni, due gare che ci diranno non tanto ma tantissimo per questa corsa Champions, perché poi dopo il calendario ci propone tutte sfide, almeno sulla carta, abbordabili per il Napoli. Poi sappiamo che nelle ultime gare, squadre che devono salvarsi certamente non renderanno la vita facile al Napoli, mi riferisco soprattutto al Cagliari che affronterà appunto gli azzurri, ma ecco, l'Inter e Lazio, io dico almeno 4 punti, per poi un rush finale che, ecco, potrà comunque dare veramente una versione nuova a questa stagione, ovvero la qualificazione in Champions League, perché ad un certo punto, e poi concludo, a febbraio veramente sembrava un obiettivo lontano. Ricordiamo le sconfitte con l'Atalanta, la sconfitta in casa a Genoa, a Marassi, cioè sembrava veramente una stagione che si avviava verso un fallimento, perché poi il Napoli ha sempre dichiarato da inizio stagione che il vero obiettivo è la Champions League. Per fortuna, ecco, a marzo è stato prolifico da un punto di vista di risultati, anche aprile, ad eccezione poi purtroppo della gara con la Juventus. Dispiace solo che non ci sarà Lozano squalificato, quell'ammonizione
Eh sì, non ci sarà Lozano, assolutamente un'ingenuità da parte del messicano, non ci sarà Ospina, nuovo infortunio da parte del portiere che sembra essere una delle tegole più costanti in casa Napoli, anche lì un po' di ingenuità perché aveva accusato questo fastidio, però ha insistito poi per restare in campo come spesso accade proprio allo stesso portiere, non ha voluto la sostituzione e quindi un bello stop lungo per lui. Beh, questo è una... diciamo, è una conseguenza del fatto che si è creato questo dualismo con Meret, per cui praticamente il portiere non ha voluto lasciare subito il campo, ha provato a restare ed è peggiorato. Ma qui adesso lasciamo stare, perché sennò significherebbe cominciare a parlare di chi è la responsabilità di queste scelte e poi torniamo sempre allo stesso discorso. Io volevo arricchire il discorso che ha fatto Saverio. Volevo arricchire il discorso di Saverio perché è veramente incredibile che a 8 giornate dal termine il Napoli sia ancora in corsa per la Champions avendo perso la bellezza di 9 gare. Il che vuol dire, perché poi se andiamo a guardare i dati nel loro come dire, consuntivo, abbiamo la terza miglior difesa, il terzo miglior attacco, abbiamo le stesse vittorie del Milan, più vittorie di Juventus e Atalanta, e diciamo 9 sconfitte ci penalizzano al punto da essere quinti, quando il nostro posto sarebbe tranquillamente secondi, terzi, insomma. Credo che massimo giù di lì, se non addirittura, se non ci fossero stati dei momenti di blackout, si poteva anche pensare di competere al massimo livello e sicuramente, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, forse ci mangeremo le mani perché era una stagione che poteva avere ben altra conclusione. Comunque, purtroppo su quello che è stato non si può dire, non si può fare nulla. Bisogna guardare avanti. La mia preoccupazione è che andremo di nuovo in una settimana 3 partite. Giocheremo di nuovo 3 partite sì. Una settimana. Speriamo che una volta tanto non si facciano gli errori delle ultime volte in cui si è visto che la squadra, quando ha degli impegni ravvicinati, ha dei problemi. Poi bisognerebbe che si ricordassero i giocatori che all'andata quelle 2 trasferte costarono 2 sconfitte, arrivate con prestazioni diametralmente opposte, quella con l'Inter, il secondo tempo in 10 contro 11 e anche prima di rimanere in 10, sicuramente una partita che il Napoli non doveva perdere, diciamo che addirittura avrebbe dovuto vincerla se sommiamo le occasioni avute, quella con la Lazio, una partita in cui il Napoli fece ben poco e diciamo la sconfitta fu frutto di una partita proprio giocata male, senza determinazione, oserei dire un po' buttata al vento. Quindi speriamo invece che adesso questa fase di ritorno, sì, i giocatori si ricorderanno di questa cosa e quindi metteranno il massimo per cercare di imporsi in entrambe le partite. Tra l'altro c'è un dato che è stato proprio ricordato in questi giorni: nel 2021 il Napoli è la squadra che ha segnato di più fuori casa, il che vuol dire che il Napoli dovrebbe aver, come dire, accantonato il problema in zona gol. Questo grazie anche ai recuperi dei giocatori. Hai detto bene, mancherà Lozano, ma abbiamo visto che in questo rientro non è brillante come prima, sì. Per cui forse è meglio che si alleni ancora un po' e rientri al meglio della forma. Poi c'è da scegliere su se Osimhen o Mertens, mi è stato chiesto ieri in radio, io ho detto in questo momento io farei giocare entrambi e sacrificherei Politano, almeno in partenza. Sembra perché... che invece al momento, scusami se ti interrompo, è favorito Politano con Osimhen, quindi ma comunque, sembra... Io vorrei ricordare a quelli che si divertono, io non mi diverto a fare le formazioni, ma a quelli che si divertono a fare le formazioni che Mertens è un giocatore che sa segnare, ma sa dare la palla ai compagni. Come no? Sa aprire il gioco, non a caso, insomma, domenica scorsa l'ha dimostrato.
Quindi vorrei dire, se devo scegliere, se io devo scegliere, io Mertens non ci rinunzio. Rinuncere. Poi in questo momento non rinuncio neanche a Osimhen, perché Osimhen è punta centrale, che va avanti con la sua velocità, che tiene in apprensione la difesa, che viene a raccogliere tutti i rinvii lunghi, mi sembra un'arma da non tralasciare. È verissimo. Non so se Saverio è d'accordo. Saverio? No, io per quanto riguarda la formazione penso che comunque Mertens non scenderà in campo dal primo minuto per un semplice ragionamento. Zielinski, dalle notizie che arrivano da Castelvolturno, sembra abbia recuperato da un leggero infortunio, quindi al 90-95% scenderà in campo domenica con l'Inter. Mertens non è mai stato provato come esterno, quindi io la soluzione di metterlo al posto di Politano sinceramente è un qualcosa che vedo un qualcosa di molto improbabile, appunto perché Gattuso ha sempre schierato Mertens come trequartista alle spalle della prima punta o come prima punta, e per le caratteristiche anche dell'Inter e della difesa dell'Inter sinceramente io preferisco Osimhen e non Mertens, e penso che Gattuso sia orientato per questa scelta. E poi, mancando Lozano, Mertens può essere la vera arma nella ripresa negli ultimi 30 minuti, quando magari bisognerà dare un'impronta diversa alla gara, o per recuperare, diciamo, un risultato di svantaggio, o per provare magari a cambiare qualcosa in attacco anche se si è, diciamo, in un risultato favorevole. E Mertens poi potrà chiaramente subentrare sia come prima punta e negli ultimi 25-30 minuti anche nel ruolo dei tre trequartisti alle spalle della prima punta. Quindi, come valida alternativa, Mertens può dare soluzioni in più rispetto a Osimhen, e per le caratteristiche dell'Inter io inizierei, appunto, se fossi in Gattuso, con Osimhen titolare, e quindi Mertens pronto lì a subentrare. Assolutamente ragionamento che non fa una piega. Mertens, un giocatore eccezionale, leader, trascinatore, particolarmente generoso anche con i compagni. Ma Osimhen, che è stato poi tanto criticato anche dai tifosi nelle scorse settimane, è cresciuto tanto e ha ritrovato anche una grande serenità, cosa che mancava un po' per gli infortuni, per esatto, il Covid, per le ma tante Alessio, polemiche. Dobbiamo anche aggiungere, come tu dicevi, che a febbraio, come anche dicevamo prima, il Napoli si è trovato in una situazione veramente disastrosa da un punto di vista di infortuni, e Mertens è stato messo in campo quando erano nemmeno al 20-30%. Verissimo. Cioè veramente è stata fatta un'accelerazione per il recupero di Osimhen, perché in quel momento non c'erano attaccanti, e quindi poi è normale che il valore di questo ragazzo sta venendo fuori. È normale anche che è un ragazzo che non bisogna farsi ingannare dal costo del cartellino, quindi il costo eccessivo che chiaramente i tifosi vogliono tutto e subito. Questo è un ragazzo che deve crescere, che deve ambientarsi il nostro campionato, ma che ha qualità e le sta dimostrando. Io sono convinto poi che le dimostrerà anche nei prossimi anni. Non ricordiamoci che Lozano lo scorso anno era quasi un flop, e poi è stato per molti mesi il trascinatore di questo Napoli. Non dimentichiamoci che Koulibaly il primo anno, parlo dell'ultimo anno di Benitez, il suo primo anno a Napoli, Benitez veniva aspramente criticato e diciamo che in molti recriminavano l'acquisto di Danilo, perché all'epoca c'era Danilo Koulibaly come ballottaggio per il difensore centrale. Napoli scelse Koulibaly, e c'era chi giustamente in quel momento si rammaricava del non arrivo di Danilo, perché in quel momento era un profilo magari maggiormente pronto, e poi abbiamo visto la carriera di Koulibaly. Quindi prima di giudicare Osimhen aspettiamo, perché chiaramente è stata una stagione convulsa, e sicuramente il prossimo anno, ma già nel finale di questa stagione, dimostrerà tutto il suo valore. Bisogna avere giusto un po' di pazienza in più. Giovanni, problemi in attacco il Napoli quindi al momento non li ha, segna, sa dire la sua mente sembra in difficoltà gli avversari. Qualche problema in più in difesa, anche qualche blackout invece resta ancora. Perché abbiamo un problema di non avere le seconde linee all'altezza delle prime. Forse questo ragionamento potrebbe anche essere negativo nei confronti di Rahmani, che non lo merita, perché ha giocato poco, poi ha avuto una serie di problemi. Mi riferisco soprattutto a Maximovic, che è un giocatore che abbiamo visto non ha mai garantito quello per cui è stato acquistato. E quindi devono giocare obbligatoriamente Koulibaly e Manolas, però Manolas quest'anno ha avuto una serie di problemi fisici, forse l'età, un poco anche il logorio, che non gli ha consentito di avere un rendimento costante, e la difesa ne è risentita. Poi c'è questa situazione della parte sinistra, dove molto spesso Gattuso è stato costretto. Io dico che è stato costretto perché questo bisogna che ce ne rendiamo conto, no? Che lui quando fa giocare Isai a sinistra non è perché gli piace
cambiare il ruolo ai giocatori, è perché nella fase difensiva sia Goulam, prima che si reinfortunasse, e anche lo stesso Mario Rui, sono meno efficaci di Isai. E quindi nel momento in cui la squadra ha un gioco d'attacco che la fa un po' sbilanciare, c'è bisogno di un difensore magari un po' più arcigno, un po' più marcatore, mentre invece è chiaro che Mario Rui ha un piede più educato, riesce a mettere meglio la palla al centro, ma insomma Goulam, quello che ricordiamo prima del primo infortunio, prima di quel maledetto primo novembre 2017, no? quello lì non l'abbiamo visto più, sembrava nell'ultimo periodo che stesse recuperando, ma non era così. Quindi questi sono i problemi della difesa del Napoli. In realtà il Napoli, se quest'anno cederà a Koulibaly, si troverà di fronte a un grosso problema, quello di dover ristrutturare la difesa in un certo modo, cioè prendere dei giocatori ad hoc. Però volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Saverio su Osimhen, che io trovo, e dicevi anche tu, trovo giustissimo che quello che avete detto. In settimana mi è capitato di rivedere un filmato su Lukaku. Sono due giocatori che hanno una fisicità diversa, sì, ma hanno delle similianze per quanto riguarda la potenza, che comunque sprigionano. Forse certo, Osimhen è più veloce che potente, mentre Lukaku è soprattutto potente. Però i primi anni di Lukaku, andatela a vedere, non era un giocatore, è un giocatore che ha avuto problemi, dove è stato, l'hanno mandato via. A volte lo accusavano di sovrappeso. Di sovrappeso, quindi questo che cosa significa? Che un giocatore giovane va atteso, soprattutto un attaccante va atteso. Io ricordo che erano qualche anno in più, quando arrivò Careca a Napoli aveva 26-27 anni quasi. Ed era un giocatore già al massimo della carriera, e quindi subito rese. Era un Napoli, poi c'era Maradona, vabbè, insomma, quindi era più semplice. Ma voglio dire, era un giocatore che aveva già una carriera alle spalle importante. Il problema, Giovanni, che a Napoli oggi c'è la sindrome di Higuain e Cavani, nel senso che Napoli, avendo avuto due degli attaccanti più forti degli ultimi tempi, ma a livello mondiale, è normale che, per esempio, Milik sicuramente non era un campione, ma era un buon giocatore da poter tenere in rosa. Milik ha subito la pressione di non essere Cavani e Higuain, perché non lo era, perché trovare un calciatore a quei livelli non è difficile, è difficilissimo, e Napoli ha avuto la fortuna di averne consecutivamente, quindi anche un po' i tifosi, diciamo, si sono abituati ad avere un attaccante di primissimo livello. Io penso che Cavani, quando andò via da Napoli, perché poi ieri ha realizzato un gol col Manchester United, io penso che lui abbia fatto un errore ad andare nel Paris Saint Germain, con tutto il rispetto per il Paris Saint Germain, perché Cavani in quel momento storico era da Real Madrid, cioè doveva andare via da Napoli e puntare al Real Madrid, al Barcellona, invece poi nel Paris Saint Germain negli anni migliori si è ritrovato a fare l'esterno di Ibrahimovic. Questa chiusa parentesi. Ma lui voleva andare lì o in Inghilterra? Sì, e non ci fu poi l'occasione. Non doveva restare 6 o 7 anni, non ricordo di preciso, in Francia. Sì, è vero. Perché era un attaccante stratosferico. Se, di tutti gli attaccanti, allora, degli attaccanti che abbiamo avuto noi da quando siamo ritornati in Serie A, sicuramente è quello che, anche perché noi, quando guardiamo Higuain, vediamo un tradimento e allora le cose non quadrano. Però al di là del tradimento, al di là del record, al di là del tradimento è stato quello più costante. Cavani, io do una spiegazione a questo fatto di essere costante. Cavani era un grande atleta. Higuain tecnicamente è anche più forte di Cavani. Sì. Come tecnica individuale, però ha dato il meglio poi nell'anno di Sarri dei 36 gol. Ricordiamoci che nell'anno invece di Benitez, quello precedente a Sarri, addirittura venne sostituito Juventus-Napoli, la penultima di campionato, Benitez fu costretto a sostituirlo. Certo. Col Dnipro si divorò dei gol che costarono purtroppo la finale di Europa League. Cioè era discontinuo perché non era quello dell'ultimo anno. Però come tecnica era anche superiore a Cavani. Ma scusatemi della digressione, Higuain-Cavani. Psicologicamente era ed è anche più fragile rispetto a Cavani, con una macchina da guerra professionista veramente incredibile. Tornando un attimo sul mercato, quindi anche un po' sul futuro, parlavamo di difesa, può essere questo il reparto più rivoluzionato nel prossimo anno, quindi in estate? Sì, io ti voglio fare, diciamo, due nomi che non sono altisonanti. Parlavamo prima di esterni. Allora, io andrei da Vigorito, da Benevento, e prenderei Gaetano Letizia. E si potrebbe fare. Io lo stimo molto, è un giocatore che è un ragazzo che doveva conoscere la serie. È un ragazzo di Scampia, napoletano dentro, napoletano per bene.
era stato uno dei migliori del Benevento fino all'infortunio che ha avuto purtroppo in questa stagione, un ragazzo che già si era imposto negli anni passati, che doveva conoscere la Serie A ad alti livelli già prima di questa stagione, un ragazzo che Giunto riconosce benissimo, è stato un suo pupillo al Carpi. E io sinceramente, considerando che comunque il Napoli ha sempre avuto come obiettivi, diciamo, esterni, sugli esterni difensivi, giocatori ottimi, bravi, ma non da ingaggio top, no? Si è andato poi sui vari Di Lorenzo, che è una scelta, cioè nel senso di poi di preservare ingaggi maggiori per altri settori del campo. E allora, se questa è la scelta del Napoli, io Gaetano Letizia lo porterei a Napoli. Perché il secondo è sempre un napoletano che si sta rivelando quest'anno, che lui nasce attaccante, è Riccardo Imbroda, che gioca sempre nel Benevento, nasce attaccando, che è sotto la procura di Giuffredi, che chiaramente farà partire Usai perché è fine contratto, e quindi dico, Gaetano Letizia nasce come esterno e quindi è più adatto a quel ruolo. Imbroda pure si sta imponendo come esterno, è molto duttile, è un ragazzo serio, può rientrare nella rosa, non dico che debba essere il titolare inamovibile, può rientrare nella rosa, ma io diciamo... Come profili io ti dico che Letizia nasce esterno, quindi sì, a me Riccardo pure piace, però è chiaramente un giocatore diverso, si sta sacrificando in questo ruolo. Però sono due napoletani che si stanno imponendo e che secondo me poi, se il Napoli deve andare a ricercare profili stranieri, allora, si va su un livello molto più alto, allora con tutto il rispetto per Gaetano Letizia e per Riccardo Imbroda, allora va benissimo così. Però se poi si deve andare su profili italiani, io penso che quello che tu hai detto io lo condivido per una semplice ragione, perché innanzitutto bisogna cercare un po' questa squadra di riportare un po' di italiani dentro. E anche di napoletani. Poi napoletani ma ancora meglio. Con tutto l'affetto per Imbroda e per Letizia, però se l'alternativa deve essere uno alla USAI, allora io cerco questo. Bravo, certo. Cioè, il discorso è questo, se dobbiamo andare a prendere un giocatore che vale quanto o meno di questi qua, facciamo giocare i nostri. Poi, per quanto riguarda Imbroda, io lo conosco, lo chiamo Riccardino, perché insomma ci conosciamo bene, è un ragazzo che merita tutto, infatti Inzaghi non stravede per lui. Stravede perché lo ma mette dappertutto. Ma tu lo sai, lui non nasce come terzino, no, però ti dico che in questo ruolo si sta disimpegnando lui bene. Lui è un centrocampista, insomma, esatto, è un esterno, esatto, di centrocampo. Esatto. Perciò ti ho detto, il primo nome che faccio è Letizia, perché nasce però nasce io terzino. Volevo completare questo tuo disamine, perché questi due non mi stanno... nome? No, io prenderei questi due, perché chiaramente sappiamo che qualcuno partirà, certo, perché Isai sembra destinato a partire, esatto, il contratto non è rinnovato e quindi a zero partirà. Io farei questi investimenti che non sono poi così esclusi, esatto, e poi andrei a prendere uno tipo Emerson Palmieri, okay, perfetto, che faccio... Perfetto. Dove firmiamo? Allora, Emerson Palmieri, Di Lorenzo, Imbroda e Letizia, secondo me è un reparto ottimale. Anche perché Di Lorenzo è un giocatore che sta a giocare anche centrale, che sta giocando anche copre centrale, anche con Ramani. E Letizia può fare destra e sinistra. Emerson Palmieri, però, rispetto a Letizia e magari a Riccardo Imbroda, ha un'esperienza internazionale. Certo. Allora andresti a completare, io per questo dico, andresti a completare un reparto. Però Salerio, noi stiamo facendo una cosa che secondo me è giusta. Ma però l'allenatore chi sarà? Esattamente. Perché tutto dipende da quello, perché poi se viene un allenatore che gioca a tre... Vuoi dire qualcosa sull'allenatore per caso? No, è una domanda innocente. Tu adesso vorresti farmi dire quello che ti ho detto prima della trasmissione, ma non lo dirò. Ho solo domandato. No, io all'allenatore ci sono notizie, ci sono cose che si rincorrono, ma di ufficiale non c'è nulla, quindi se vogliamo fare un po' di gossip lo possiamo anche fare, ma credo che sia prematuro. Tu devi sapere una cosa, io non sono un estimatore di Gattuso, però ne abbiamo parlato prima della trasmissione. Certo. Gattuso è arrivato a Napoli nonostante avesse fatto delle esperienze in Serie B, al Milan. Io credo che quest'anno per Gattuso alla fine rimarrà fondamentale se lui dovrà continuare a fare l'allenatore, certo, perché in quest'anno Gattuso credo che abbia imparato tantissimo. Però. Ora mi domando, perché poi abbiamo fatto così spesso che abbiamo preparato le persone e le abbiamo cedute. Chissà se forse anche per un segno di riconoscimento nel momento in cui dovesse centrare l'obiettivo Champions, se non si possa risedersi al tavolo e riconsiderare certe cose. Io invece sai come mi giungono voci che il rapporto è rotto. Sì. Però mi giungono voci abbastanza vicine che il rapporto è rotto completamente e che addirittura il silenzio stampa sia stato fatto per impedirgli di parlare. Ma di questo non ne siamo sicuri, ovviamente,
perché non abbiamo certezza, ma è un qualcosa che possiamo desumere, perché ad un certo punto le dichiarazioni di Gattuso erano nettamente in contrasto anche con la proprietà. Certo. E quindi il silenzio stampa, che chiaramente noi facendo comunicazione non possiamo condividere e non lo condividiamo, il Napoli che poi l'ha attuato anche negli altri anni, quest'anno diciamo l'ha attuato soprattutto, penso, perché ad un certo punto la situazione era insostenibile, cioè o si esonerava Gattuso o a un certo punto non si poteva reggere più un allenatore che andava in conferenza stampa, ricordo il post Napoli-Parma, e lanciava delle accuse comunque alla proprietà, cioè diventava veramente un qualcosa che in Serie A era difficile da sopportare, soprattutto per una piazza importante. A metà stagione, insomma, peggio ancora. Per quanto riguarda l'allenatore, io mi auguro che arrivi un allenatore che non giochi a tre, visto che prima parlavamo di acquisti, quindi diciamo, esatto. E io ti dico i miei tre favoriti, diciamo, Sarri, so che divide la piazza per il fatto che poi chiaramente è andato e approdato alla Juventus lo scorso anno, ma al di là di questo io penso che lui sia cresciuto anche con la Juventus e col Chelsea, cioè comunque abbia maturato delle esperienze importanti e quindi ritornerebbe a Napoli con un bagaglio di esperienze importante. Vero è che comunque i rapporti col presidente, che poi l'ha richiamato nel famoso Verona-Napoli, non si erano lasciati rapporti ottimali, certo. E comunque su Sarri ci sarebbe tanta pressione, perché se Sarri approda alla Roma il prossimo anno, alla Roma accetterebbe anche un piazzamento Champions come inizio di un progetto. Io invece sono convinto che a Napoli anche un secondo posto verrebbe visto come un qualcosa di già visto. Vero. Perché a Napoli con Sarri si aspettano lo scudetto. Io vi devo un attimo interrompere perché siamo lunghissimi con i tempi, dobbiamo ancora dare la pubblicità, dobbiamo ancora mandare l'intervista, quindi un breve spot e torniamo a Prima Serie A. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Prima Serie A, eccoci qui dopo un brevissimo break pubblicitario, abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare ancora, tutto il caos che sta succedendo in Lega, anche la possibile riapertura degli stadi ovviamente con capienza ridotta, ma della prossima gara del Napoli e anche della questione tifosi e stadi ne abbiamo parlato con Alessandro Polidoro, un editore molto molto importante, ascoltiamo l'intervista. Buonasera Alessandro, come si va? Buonasera, tutto bene, grazie dell'invito. Ma figurati, è un piacere averti in trasmissione con noi, una trasmissione sportiva, tu sei un editore, ma noi facciamo un po' quello e quello, diciamo, cerchiamo di trattare un po' anche argomenti che non siano solo sportivi. Però cominciamo con qualche domanda sportiva. E di questi giorni la notizia che gli europei di calcio l'11 giugno si svolgeranno con la presenza del pubblico. La partita inaugurale è proprio l'11 Italia-Turchia. Come richiesto all'UEFA, il governo italiano ha consentito a far accedere un 25% degli spettatori, stiamo parlando di 18.000 spettatori circa. È il primo segnale di una possibile ripresa? La mia domanda? Ma credo assolutamente sì, come ci sono tanti altri segnali di ripresa. Però voglio precisare quello che intendo. È chiaro che in questa fase, in questo momento, la curva epidemiologica e i casi di contagio sono ancora molto, molto, molto elevati. Le terapie intensive sono piene, così come i posti di degenza ordinaria. Tuttavia è necessario riprendere la vita normale in qualche modo.
considerando quindi quelli che sono le necessità di un'economia che necessariamente deve ripartire. E di questi giorni proprio anche l'esplosione un po' della tensione sociale, sì, che va in qualche modo calmierata e giustificata. Quindi è una ripresa forse un po' forzata ancora in questo momento, ma una ripresa necessaria. Necessaria. Senti, parlando di, adesso abbiamo introdotto questo argomento degli europei di calcio, che è una manifestazione che è slittata di un anno, e quindi ci si aspettava di poterla giocare già l'anno scorso, è andata così. Parlando del calcio, cosa ne pensi del fatto che le squadre di club italiane abbiano delle difficoltà nelle competizioni Champions League, Europa League, a parte la Roma, e invece la nazionale di Mancini stia andando abbastanza bene? Qual è il tuo pensiero? In effetti, diciamo, la crisi del calcio oltralpe e quindi la partecipazione delle squadre italiane negli ultimi anni ha purtroppo visto, come dire, delle presenze minori delle nostre squadre, che sono sempre capitate un po' in seconda fascia, insomma oltre gli ottavi, sedicesimi, è difficile che siamo riusciti ad andare. Quest'anno anche la Juventus, come lo scorso anno, sta un po' subendo quest'onda lunga che colpisce il calcio italiano. Diversa la cosa invece lo spirito della nazionale, dove credo sia merito dell'allenatore Mancini aver costruito una squadra che ha diciamo, come dire, seminato e puntato sui giovani, e quindi questo ha determinato invece un successo, praticamente una scia di successi della squadra di Mancini, che se non sbaglio è oltre 10-15 gare che risulta sempre vittoriosa. Sì, sono 25 partite utili consecutive, ma insomma è il record eguagliato di quello di Lippi, quindi è una bella cosa. Senti, il campionato italiano volge quasi al termine, insomma ci sono ancora 8 gare, forse, anzi diciamo che a questo punto è abbastanza probabile, ci sarà l'interruzione di questo ciclo juventino, perché l'Inter di Antonio Conte, insomma, è vicina a cogliere questo scudetto. Possiamo considerare questa cosa un segnale di discontinuità, forse anche un po' un ritorno a una normalità, perché che una squadra vinca per 9 anni di seguito è un po' strano, insomma, no? Non si verifica da nessuna parte. Ma assolutamente è un dato di discontinuità, sicuramente quindi è un ritorno alla normalità sperata, perché poi è in effetti, diciamo, come dire, la supremazia della Juventus negli ultimi 10 anni è stata totale, orizzontale, verticale, trasversale, è stato, diciamo, un predominio in Italia che non ha avuto uguali. La dispiacere, diciamo, tra virgolette, che non sia il Napoli quest'anno a approfittare di questa occasione. Fino all'anno scorso abbiamo inseguito in maniera, diciamo, molto efficiente e efficace i primi posti della classifica, e dispiace questo, che ci siano le milanesi e non ci sia il Napoli, che non ha saputo approfittare di questa occasione, di questa situazione. Senti, veniamo proprio al Napoli, completiamo questa parte sportiva. Che stagione comunque ti sembra che stia portando avanti quest'anno la squadra di Gattuso, tenendo conto che in queste ultime 8 gare potrebbe comunque conquistare l'accesso alla Champions, tenuto conto anche dei grandi, molti infortuni che abbiamo avuto, del periodo di Covid, insomma, di una serie di problematiche. Che idea ti sei fatto sulla stagione del Napoli? Beh, in effetti io credo che il Napoli, come squadra di calcio, rispecchi appieno la Napoli come città. Cioè è stata capace di fare grandi gare con grandi successi e poi è venuta meno, quindi con delle squadre più piccole. Quindi grandi slanci di emozioni, di creatività, partite straordinarie, e poi abbiamo visto una squadra completamente diversa e riconoscibile in delle altre. Quindi tutto sommato credo sia una stagione sufficiente,
se riusciamo a, come dire, a centrare la Champions, ma altrimenti è un altro anno che è trascorso più nelle speranze che delle certezze, perché poi, voglio dire, alla fine, come diceva Mourinho, no titoli e quindi no gloria. Insomma, alla fine, se non porti niente a casa, voglio dire, difficilmente potresti rimanere ampiamente gratificato da quello che hai fatto. Da quello che sono convinto comunque che il Napoli oggi ha un allenatore molto molto bravo, molto serio, che però non è stato messo in condizioni di lavorare da un ambiente che non è mai sereno, purtroppo, a Napoli, quello dei giornalisti, quello dei tifosi, quello dei cittadini, che secondo me mettono un eccessivo stress, un'eccessiva tensione. Anche in Gattuso è stato fatto questo, una persona per benissimo che però non ha mai risposto, ha incassato tra virgolette, e questo secondo me gli ha fatto molto male e di conseguenza ha fatto molto male alla squadra e alla città. Va bene, abbiamo trattato, diciamo, tutti i temi sul tavolo del calcio, passiamo all'editoria. Abbiamo parlato dell'apertura dell'Olimpico per gli europei di calcio, ma anche nel campo tuo, il campo editoriale, si sta preparando qualcosa di importante, perché ci sarà il Salone del Libro, Napoli Città Libro, come l'avete come creata voi, che dovrebbe cominciare il 1 luglio e terminare il 4 in una location importante, direi anche prestigiosa e anche simbolica per la città. Cioè, non l'ho citata, lascio a te di parlare di tutto quello che state preparando. Sì, in effetti, diciamo, noi non abbiamo mai smesso di lavorare negli ultimi mesi e soprattutto di sperare. E questa speranza molto probabilmente si avvererà nelle date che tu hai citato, ma siamo ancora, diciamo, non voglio dare una certezza assoluta, perché siamo ancora nelle fasi di contrattualizzazioni, di verifica delle disponibilità, però siamo già molto avanti col lavoro, siamo già avanti con gli allestimenti, siamo già avanti col programma, quindi siamo pronti insieme alla Regione Campania e alla società in house Scabec S.p.A. Per la realizzazione di questo grande evento. Anche il nostro salone sarà una primula, in qualche modo, nel senso che è legato alla speranza di ritornare a fare gli eventi, le fiere, le manifestazioni di cui il nostro settore editoriale, culturale in genere, ha tanto bisogno. Per cui speriamo nei prossimi giorni che, diciamo, tutte le caselle vadano al loro posto e dopodiché saremo felici ed orgogliosi di ritornare nel centro di Napoli, possiamo dirlo tranquillamente, a Palazzo Reale. Stiamo verificando tutte le questioni tecniche, autorizzative, di fattibilità, per fare un salone in sicurezza, prima di tutto, a garanzia dei visitatori, nel rispetto di tutti i protocolli che verranno emanati anche in questi giorni, in dettaglio, per la prevenzione del Covid-19. Senti, i dati dell'editoria sono buoni, nonostante la pandemia sono buoni, c'è una crescita, forse dovuta anche al fatto che siamo stati più in casa, abbiamo trascorso più tempo a leggere, meno freneticamente, la vita ci ha consentito questa cosa, però io penso che c'è anche un interesse sull'editoria, sulla cultura, c'è un ritorno, sei d'accordo? Ma assolutamente sì, e i dati lo dimostrano, sia in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi. Questo è, diciamo, l'arrivo di un percorso che però nasce da lontano, perché negli ultimi anni numerose case editrici indipendenti, anche della nostra Napoli, della nostra Campania, del nostro Mezzogiorno, hanno alzato il livello della qualità, e quando c'è la qualità evidentemente viene anche nuova la qualità. Nell'ultimo periodo, poi nell'anno, diciamo, che è trascorso, il libro è diventato anche di uso quotidiano nelle case delle famiglie, quindi è diventato uno strumento di intrattenimento, per cui le persone hanno seguito sì la televisione, hanno seguito sì le fiction, ma hanno imparato, credo, a conoscere, a usare e a leggere praticamente il libro come strumento di intrattenimento. Ci hanno provato gusto e quindi oggi il libro si compra molto di più rispetto ai periodi precedenti. Che è una bellissima cosa, perché libri, giornali sono vita per tutti.
Senti, ma questo è stato anche merito, scusami, faccio questa precisazione, fortunatamente dei nuovi mezzi di comunicazione. Diciamo che la cultura è entrata nelle case dei cittadini, delle persone normali, mentre prima era un po' riservata a luoghi, come dire, un po' più particolari, visti un attimo di elite. Oggi siamo entrate nelle case degli italiani e gli italiani hanno apprezzato. Senti, qualche giorno fa, un po' di giorni fa, sul Corriere del Mezzogiorno, Maurizio De Giovanni, in un'intervista, ha lamentato l'assenza di una casa editrice napoletana di riferimento, che chiaramente non esiste a Napoli, Rizzoli, Mondadori, però questa vivacità del mercato, senza fare polemica, la vivacità del mercato editoriale campano negli ultimi tempi è un po' diverso, cioè esiste, sì, forse abbiamo delle case editrici un po' più piccole, ma fanno sistema, riusciamo a vedere delle belle cose. Cosa ne pensi? Ah, io credo sicuramente il problema esiste, però rispetto a qualche anno fa esiste, io credo, in una misura leggermente inferiore. Quindi dobbiamo avere tempo, l'editoria napoletana campana è molto migliorata, come dicevo prima il livello della qualità è molto più alto, dobbiamo avere il tempo di crescere, ci serve probabilmente ancora un po' di tempo, ma credo che ci arriveremo. Voglio dire, sotto il profilo diciamo della cura del libro, della qualità, non abbiamo nulla da invidiare alle case editrici più grandi, quelle, le major del nord, questo sicuramente, anzi forse vantiamo qualcosa in più proprio perché siamo piccoli e in qualche misura facciamo delle cose anche un po' qualitativamente più definite e raffinate, ma certo non abbiamo la forza promozionale, distributiva e comunicativa dei grandi gruppi. Ma ci manca ancora un po' di tempo, qualche anno, ma poi ci arriveremo sicuramente. È giusto, sono d'accordo. Senti, arriviamo alla fine, l'ultima domanda riguarda la tua casa editrice, la Polidoro. Quali sono i programmi immediati, più vicini di questa casa editrice che mi permetti, io dico che mostra dinamismo, un catalogo molto variegato, apertura ai giovani, ti sei circondato di giovani, che, giovani con, preparati, con, anche già con esperienza, e qui mi riferisco proprio a quelli che collaborano con te. Cosa ci dici di Polidoro nel futuro? Allora, io scrivo spesso su un hashtag che è senza ipocrisia, e quindi lo voglio dire con ipocrisia, senza ipocrisia voglio dire. La Polidoro Editore è una realtà, una piccola realtà indipendente, però in grossa crescita, è un marchio che si afferma sempre di più a livello nazionale, migliora sempre, ogni giorno, quotidianamente, i suoi programmi editoriali, la rete distributiva, la promozione e la comunicazione. Ci basiamo su, come detto, forze giovanissime, io credo un organigramma dal punto di vista aziendale quasi perfetto, e i riscontri che abbiamo a livello nazionale, ci tengo a sottolinearlo, mettono in evidenza questa splendida realtà. Sarò arrogante, parlo di me stesso, quindi, come dire, me la canto e me la suono sicuramente, ma lo posso affermare con certezza perché i numeri dicono questo. E quindi, senza ipocrisia, io faccio un plauso alla mia casa editrice, alla nostra casa editrice, che si fonda sulle competenze, sulla professionalità e su forze giovani e vivaci. No, sono stato io che te l'ho detto, quindi non hai fatto nessuna osservazione arrogante, anzi la condividiamo. Alessandro, io ti ringrazio della pazienza, dell'intervento. Ricordo Alessandro Polidoro, editore napoletano, un giovane, una casa editrice veramente in crescita e che cercheremo sempre di seguire. E ti ringrazio, ti saluto e speriamo anche un po'. A voi. Anche un po' Forza Napoli. Forza Napoli sempre quello, va bene. Grazie, ciao, grazie, buonasera.
Giovanni, abbiamo ascoltato l'intervista da te realizzata, tanti temi trattati, anche del possibile ritorno dei tifosi allo stadio con capienza del 25%, ci sono stadi che ovviamente ne consentono assolutamente questa ipotesi, poi ci sarà un esperimento sociale abbastanza singolare nella gara contro l'Inter, il tifo virtuale qui, vabbè, giusto la notizia una di oggi, la notizia di oggi è che anche per la Coppa Italia, alla finale al Mapei Stadium, vorrebbero far entrare 1000 persone e ritengo che possa essere una cosa positiva. Lo conosco bene, è uno stadio che ha un ingresso semplice, largo, molto aperto, tutti ordinati, molto ordinato, quindi insomma si potrebbe effettivamente far entrare un po' di pubblico per la finale di Coppa Italia lì. Per la finale di Coppa Italia dico solo una cosa così, perché in finale di Coppa Italia ci sono Juventus e Atalanta. Qualcuno ha seguito la vicenda Atalanta di questa settimana? Mi sei venuto in mente tu, infatti. Cioè, il buon Gasperini si è reso protagonista di una cosa, direi, abbastanza inusuale per un allenatore, che si è lamentato di questa visita a sorpresa dell'antidoping, ma se lui, come dice sempre, non ha nulla da temere, qual era il problema? Che gli stessero facendo questo controllo improvviso, poi peraltro un controllo che sembra aver dato esito negativo per i 4 giocatori che sono stati controllati. Il problema è sempre lo stesso. I controlli devono essere a sorpresa. No, ma il problema, Saverio, il problema è sempre lo stesso. Il buon Gasperini viene da una scuola, lui ha fatto l'allenatore, ha cominciato a fare l'allenatore a Torino con la Juventus, nelle giovanili della Juventus. E ha questa abitudine di pensare che loro gestiscono le cose, che loro possono gestire le cose, che dove lui sta le gestisce solo lui, e non è così, perché a un certo punto ci sono dei regolamenti, ci sono delle situazioni che vanno contemperate e tu non puoi fare una sceneggiata come quella che lui ha fatto, cioè, perché no, poi ma... lui parla sempre degli altri, su noi napoletani spesso sborda, invece poi anche lui... Vabbè, insomma, questa era un'osservazione così. Saverio. No, vabbè, sulla questione Gasperini c'è poco da aggiungere. Nel senso... Più su quella tifosi, va? No, sì, no, esatto, no, perché ha detto praticamente tutto Giovanni, quindi... No, sì. No, sulla questione tifosi è normale che nel momento in cui ci saranno, e ci auguriamo presto, riapriranno tutti i settori produttivi, è normale che si debba pensare anche alla riapertura degli stadi. La riapertura degli stadi è giusto che vada di pari passo con la riapertura di tutti gli altri settori, e quindi, visto che in Italia si sta programmando diciamo una ripresa che speriamo possa esserci già nel mese di maggio, con un abbassamento dei contagi e soprattutto con una campagna vaccinale che si spera possa dare risultati maggiori rispetto a quelli là, diciamo, avuti in questi primi mesi di vaccinazione, è giusto che si possa riprendere. L'esperimento dei 1000 spettatori che era stato già adottato fino alla 5ª giornata di campionato è anche un qualcosa di utile che venga riproposto nel mese di maggio, perché poi 1000 spettatori, gli impianti, nella Serie A abbiamo impianti da 60, 70, 80 mila come il Maradona, l'Olimpico, il San Siro, ma anche altri impianti di 30 mila, di 20 mila, è veramente 1000 spettatori, stiamo parlando di una capienza di percentuali bassissime, quindi è un esperimento che si può fare. E poi il vero grande, la vera grande sfida, possiamo dire, sarà quella per l'11 giugno, perché lì è la data cruciale, cioè l'apertura degli europei a Roma, e lì l'Olimpico dovrà essere pronto per un 15-20%, io mi auguro e spero di sì, perché 11 giugno praticamente quasi 2 mesi, e io mi auguro che tra 2 mesi, ecco, che l'apertura degli stadi, perché poi in molti vedono sempre il calcio come un qualcosa di privilegiato, io non penso sia così, perché comunque gli stadi sono stati chiusi nel momento di zona rossa, quindi voglio dire, non ci sono stati tifosi allo stadio. Se poi riapriranno l'Olimpico, vorrà dire che comunque ci saranno anche altri settori riaperti, e quindi la speranza è che si possano avere gli spettatori, perché vorrà dire che altre attività passando, diciamo, quindi ce lo auguriamocelo tutti, esattamente. Assolutamente concordo. Giovanni, ti volevo fare una domanda prima di leggere il prossimo turno, così commentiamo anche il Benevento. E pensavi alla federazione? Un po' alla federazione e poi te ne volevo fare ancora un'altra. Guarda, io ti dico solo le parole di De Laurentiis. Dimmi. Che ha detto: se la situazione dovesse restare così, blocco il campionato e faccio fermare tutto. Lui ce l'ha, perché si è fatta questa cordata di questi 6-7 presidenti,
tra cui c'è lui, perché la cordata guidata da Lotito, che è suo amico, però a questa cordata partecipano anche la Juventus, anche il Verona. L'Inter, il Verona, insomma ci sono squadre importanti che sono d'accordo, per hanno sfiduciato D'Alpino, ma D'Alpino un po' si è sfiduciato da solo, direi, perché anzi per la verità l'ha sfiduciato Gravina nel momento in cui l'ha fatto vicepresidente dopo le ultime elezioni. Tant'è vero che la Gazzetta dello Sport stamattina titolava "Il vero obiettivo è Gravina", perché diciamo c'è questa situazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio da parte di una serie di presidenti. De Laurentiis poi è sempre il solito ariete, nel senso che non manda gli altri, ma parte lui, lancia in resta. È una situazione particolare, una situazione fluida che potrà avere delle conseguenze. E non vorrei che la prima conseguenza fosse quella di una designazione arbitrale per domenica e una designazione al VAR che dire scandalosa, visto i precedenti che questo signore di Bergamo ha con il Napoli, mi sembra tanto, insomma. Poi tra l'altro Bergamo mi sembra che da Milano disti pochissimo, ci sono stato, quindi sì. Perché mettere Mazzoleni al VAR, cioè domenica contro l'Inter, mi sembra una cosa, mi sembra una provocazione. Mi sembra un modo di rispondere all'intervento che dicevi tu, forte, di De Laurentiis. Poi lì c'è anche un discorso di danari, perché chiaramente tutto verte sui danari. Il fatto è questo, che per poter sfiduciare completamente D'Alpino devono aumentare i contrari. E c'è invece un gruppo che si è messo, diciamo, su una base diciamo, in questo momento di attesa, stand-by, di stand-by, che lo sostiene. Ma se Lotito continuerà a lavorare come sa, qualcosa succederà. È area di rivoluzione. Intanto leggiamo anche il programma della 31esima giornata di Serie A, ovviamente: Sampdoria, Verona, Crotone Udinese, Sassuolo, Fiorentina, Cagliari, Parma, Milan, Genoa, Atalanta, Juve, Bologna, Spezia, Lazio, Benevento, Torino, Roma e Napoli, Inter. Quindi partirei subito da Lazio, Benevento. Partita del derby dei fratelli Inzaghi, Simone contro Pippo, una gara che purtroppo il Benevento si è complicato, diciamo, la strada per la salvezza, perché aveva l'opportunità nelle due gare interne con Parma e Sassuolo di archiviare il discorso, sì, salvezza dopo la vittoria di Torino. Invece purtroppo ha totalizzato solo un punto in due gare, e soprattutto la gara col Sassuolo non mi è piaciuta, perché il Benevento l'ha iniziata con molto timore. Il Sassuolo ha meritato la vittoria, ha avuto anche occasioni per portarsi sul 2-0, non le ha sfruttate, ma comunque vittoria meritata per il Sassuolo. E questo è sicuramente una nota negativa per il Benevento, perché nel momento in cui, dopo la vittoria a Torino che aveva dato il più 7, poteva imprimere dei punti decisivi per la salvezza, perché portarsi a 32-33 punti avrebbe voluto dire quasi chiudere il discorso salvezza. Così non è stato purtroppo per i Sanniti, e ora c'è la Lazio, ma quello che conforta è che il Benevento ha sempre disputato gare ottimali contro squadre di blasone, con la Lazio all'andata 1-1, ottima partita, 4 punti con la Juventus giocate bene, anche col Napoli, non al Maradona ma al Vigorito, sì. Il Benevento mise in difficoltà gli azzurri, e lo stesso Milan, che all'epoca era capolista quando, diciamo, venne al Vigorito, e il Benevento mise comunque in difficoltà gli uomini di Pioli. Sarà importante anche perché poi in contemporanea, cioè nella stessa giornata, c'è Cagliari-Parma. Fortunatamente, anche se il Benevento nel giorno di ritorno ha ottenuto solo una vittoria, quella dello Stadium con la Juventus, fortunatamente però le altre dietro, la media salvezza si è abbassata, le altre dietro non stanno imprimendo una marcia importante. La cura semplice a Cagliari non ha dato gli effetti sperati per la formazione sarda, e quindi fortunatamente il Cagliari è a 22, quindi il Benevento è ancora a più 8 dalla zona retrocessione. Questo è sicuramente un dato importante, però poi c'è nelle ultime giornate c'è Benevento-Cagliari.
Cagliari, quindi è da evitare e di arrivare a quella gara con solo 3-4 punti di vantaggio, perché poi lì veramente potrebbe esserci il rischio di essere risucchiati proprio nelle ultime giornate, e sarebbe un peccato perché comunque il Benevento ha sempre mantenuto quei 5-6-7 punti di vantaggio rispetto al terz'ultimo posto, ed una squadra che non è abituata ad essere risucchiata, ritrovarsi lì nelle ultime gare potrebbe essere appunto controproducente. Quindi Lazio, e poi ci sarà il match col Genova e Udinese, e speriamo che in queste prossime tre gare il Benevento possa realizzare almeno 4-5 punti per essere maggiormente tranquilli nelle ultime gare. Potrebbero bastare anche 3 punti, Saverio, anche comunque, tre pareggi. Sì, e certo, bisogna capire un attimo il sì, Cagliari. Poi invece esatto, una vittoria, esatto, insomma. Esatto. Però insomma potrebbero bastare 3 punti. Se arriva a 33-34... Già si respira aria diversa. Esattamente, l'importante è non arrivare con l'acqua alla gola nelle ultimissime gare. Sarebbe un peccato poi comunque dopo il campionato del Benevento. Sì. Atalanta-Juve? La settimana scorsa ci ho fallito per poco l'Atalanta. Avevo detto che a Firenze la partita non era, e infatti bella, è stata bella. Però Atalanta-Juventus è una partita difficile da pensare. Il mio pensiero è che la Juventus non sia la squadra che alcuni dicono, cioè questa pantomima di vantare Pirlo dopo la vittoria col Napoli e dopo la vittoria successiva, io la trovo stucchevole da parte di quelli che sono evidentemente gli amici nei salotti buoni televisivi, ma l'amico deve poi... Però devo dirti, non solo Pirlo, un po' tutti sì, i campioni del sì, mondo certo, godono di una certa... Ma anche il nostro Gattuso. Non credibilità, ma di una certa simpatia. Ma anche Gattuso. Anche Gattuso. Anche Gattuso, perché bisogna essere onesti. Cioè, ci sono alcuni calciatori che negli anni magari hanno instaurato dei rapporti preferenziali, anche di amicizia con molti giornalisti certo, delle TV nazionali, quindi è un qualcosa che, ecco, dobbiamo poi essere, diciamo, sinceri, che certo, non riguarda solo Pirlo. E non va bene. E non va bene, assolutamente. Non va bene perché poi alla fine si perde di lucidità, si perde di ragionevolezza, di sensazioni giuste, perché poi, ecco qua, vince due partite, Pirlo, non mi pare. Mi pare che la Juventus sia una squadra che non esprima quasi nulla. No, dicevo questo perché anche Gattuso, fuori dall'ambiente Napoli, in molti criticano l'ambiente Napoli è perché molto appunto più considerato, certo, diciamo, effettuano delle considerazioni non positive verso Gattuso. Certo. Gattuso ha una stima, diciamo, è una considerazione all'esterno di Napoli in maniera importante, però io dico che comunque poi molti non sono osservatori del Napoli al 100%, no, guardano solo il risultato o qualche highlights, e questo è quello che e poi emettono giudizi, e questo sarebbe perché seguire una squadra anche a livello professionale vuol dire seguirla, cioè seguirla vuol dire vedersi tutte le partite possibilmente, gli allenamenti, seguire, stare all'interno, perché magari è un giudizio approssimativo. La mia osservazione mi dava proprio a questo, a dire che a un certo punto io credo che la partita tra Atalanta e Juventus, se dovessimo giocarla tipo su Buteo, certo, no? E quindi sulle carte, io credo che non ci sia partita, che l'Atalanta vinca, perché l'Atalanta ha dimostrato nel corso del campionato di avere una fisionomia di gioco, di avere una serie di frecce nell'arco, certo, che funzionano, certo, una serie di giocatori. Ha uno spartito con Laudato. Cioè, una squadra che ha potuto fare a meno comunque di Papu Gomez, qualcosa significa. Certo. E quindi, contro una squadra come la Juventus che invece ha arrancato terribilmente. Però, perché non dico alla tua domanda vince l'Atalanta? Perché la Juventus poi è una squadra che ha quell'individualità, adesso per esempio contro di noi è riuscito dal cilindro di Bala, e quindi... Ma è chiaro, l'individualità della Juve è... Per cui è una tripla. Io dico X, mi prendo le mie responsabilità. Sarebbe un buon risultato per il Napoli. Secondo soprattutto X. Se Napoli non riuscirà a vincere con l'Inter, che ci può stare ovviamente. L'Inter ha 11 vittorie nel girone di ritorno su 11. Quindi, magari, ecco, prevedendo un pareggio al Maradona, un pareggio tra Atalanta e Juventus sarebbe comunque un buon risultato per il Napoli, che, ecco, perché poi è la gara più difficile delle ultime 8, quella con l'Inter. Sì, assolutamente. Ma io penso che anche quella con la Lazio sia piuttosto difficile. Certo, certo. Avevo detto 4 punti andrebbero, sì, no, bene, tu che dici? Delle due partite? Sì. Delle due partite finali? Lo facciamo sbilanciare perché io non ne vorrei 6, ma perché sono proprio tifoso, guarda. Dell'animo, non me l'aspettavo. Vabbè, questo è chiaro che il cuore dice però, sempre, però 4 si augura sempre meglio Milan per il Roma, 4, aveva detto poco 4 condivido 4. Avevo detto poco, avevi me detto perché molto l'Inter, poco. L'Inter comunque viene da 11 vittorie consecutive, però ecco, ad un certo punto secondo me anche a Napoli l'Inter può, tra virgolette, accontentarsi del pareggio, perché ora, certo, può gestire il vantaggio, no.
Come no, assolutamente lo speriamo, ovviamente sarà un bel weekend di partite. Noi siamo in chiusura, grazie mille a Giovanni Gaudiano. Grazie a te e a tutti, a Saverio, e speriamo di aver azzeccato qualcosa. Speriamo, grazie mille Saverio Quatrano, grazie. Io spero di no, perché abbiamo detto Napoli-Inter, cioè abbiamo detto quasi pareggio, quindi speriamo di andare oltre. Di essere smentiti, saremo ben felici di essere smentiti, ovviamente con un risultato positivo per il Napoli. Grazie Alessia per l'invito, grazie di cuore. Grazie a te, grazie anche a voi che ci avete seguito, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con Prima Serie A. Buona serata.